qui sono i ciclisti professionisti che ha avuto il ciclismo aretino, da Enrico Brusoni, che è il primo oro olimpico nella storia del ciclismo italiano, passando per la dinastia dei Mealli, Franco Chioccioli, che ha vinto un Giro d'Italia, fino a Daniele Bennati, che è il nostro attuale CT della nazionale italiana di ciclismo. Dalla mostra sui grandi ciclisti aretini, con le ormai celebre biblioteche del ciclista alle bici da collezione, passando per la mostra di pittura Quanto è dura la salita. Arezzo, con l'Ardita, torna a trasformarsi in una vera e propria capitale delle bici d'epoca. La ciclostorica è infatti solamente l'emozionante conclusione della 3 giorni dedicata a chi ama le due ruote. Ad ospitare alcune delle iniziative collaterali, l'atrio del Palazzo della Provincia di Arezzo, dove si può scoprire la storia delle bici e del ciclismo. Queste qui sono biciclette, una splendida collezione di Pasquale Morini. E lui è riuscito a collezionare biciclette che vanno dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, e attraverso queste biciclette si vede benissimo quella che è l'evoluzione del mezzo meccanico, soprattutto l'evoluzione più grande su una bicicletta è quella del cambio, per cui abbiamo dalle biciclette che hanno il pignone fisso al giro ruota, ai primi cambi Vittoria Margherita e al campagnolo. Io credo che questa qui sia una collezione che va da fine 800 alle bici degli anni 2000, vedo c'è la bicicletta del compianto Scarponi, per cui prende un po' tutto quella che è la storia del mezzo. Ad ospitare invece la mostra scambio di bici storiche, ricambi, accessori ed abbigliamento vintage, il Prato di Arezzo.